Sei nuove ambulanze in uso nei pronto soccorso ospedalieri dell'ULS 4, che oltre ad essere fornite di tutto l'equipaggiamento necessario al soccorso avanzato sul territorio, sono provviste di un sistema a pressione negativa, che riduce al minimo la possibilità di contagio per gli operatori medici e sanitari durante il trasporto di pazienti potenzialmente infetti, con sintomatologie respiratorie o di altra natura. Le sei ambulanze sono state così distribuite: due al pronto soccorso di Porto Gruaro, tre al pronto soccorso di San Donà di Piave e una al pronto soccorso di Jesolo. I mezzi di soccorso sono fondamentali nell'attività di un pronto soccorso, quindi giustamente devono essere periodicamente rinnovati, adeguati anche dal punto di vista tecnologico, della sicurezza, non solo per le persone che i nostri operatori soccorrono, ma per gli operatori stessi che devono lavorare in totale sicurezza quando escono, quando sono sulla strada o comunque nelle situazioni più critiche. È un quadro di un modulo particolarmente efficiente nella sua distribuzione, ha con sé un ventilatore polmonare a turbina elettrica, questo significa che per muoversi non deve usare l'ossigeno come i vecchi respiratori, ed ha un suo computer particolarmente intelligente per cui è in grado di dare un feedback importante sulla gestione dei pazienti e anche sui pazienti pediatrici. Abbiamo ovviamente il monitor defibrillatore in grado di trasmettere gli elettrocardiogrammi, oltre al fatto che appunto viene usato per la rianimazione. È un computer interno che tiene costantemente monitorato tutti gli aspetti di controllo dell'ambulanza, con la possibilità semplicemente col touchscreen di scegliere tutte le opzioni che sono in funzione, compresa quella dell'attivazione del meccanismo di contenimento biologico, cioè l'attivazione della pressione negativa.